E da poco ho terminato l'allenamento del mercoledì, siamo con Junior Messias che risponderà alle domande inviate dai giornalisti. Junior, iniziamo dalla prima. Mancano 5 partite alla fine. Guardando anche le altre squadre, quanto è grande il rammarico per essere così lontani dalla salvezza che per quanto messo in campo avreste meritato? Ma noi è dall'inizio che facciamo grandi prestazioni, però adesso siamo arrivati a un momento che purtroppo per noi è diventato quasi impossibile, manca solo la matematica, però cioè noi dobbiamo cercare di fare il meglio in queste 5 partite che mancano per rispetto della gente di Crotone, dei tifosi, quello che ci seguono e quindi dobbiamo impegnarci il massimo, cercare di fare qualche risultato. 2 anni importanti a Crotone, il primo con la promozione, il secondo in A con l'affermazione, anche se la stagione è stata sfortunata. Come vedi adesso il tuo futuro? Intanto, in tanti dicono che resterai in Serie A, cosa c'è di vero? No, ma io adesso no, non sto pensando al futuro, come sempre dico, penso sempre al presente. Il mio presente è il Crotone, fare queste 5 partite fatte bene e poi ci pensiamo dopo. Junior, cosa significa per te e per tua moglie difendere la stessa maglia del Crotone? No, è bello perché comunque qui la gente mi ha accolto molto bene. Io a Crotone mi sono trovato una famiglia, veramente gente per bene e quindi ci permettono di lavorare bene. Poi mi fa piacere che anche lei ha trovato qualcosa da fare che le piace, che le fa divertire. La partita contro l'Inter sembra essere Davide contro Golia. Quanto credete comunque nell'impresa? No, ma come ho detto, noi abbiamo sempre fatto la prestazione, bisogna solo avere un po' di equilibrio, poi giochiamo in casa. Quindi l'Inter ormai ha quasi vinto il campionato, però noi dobbiamo cercare di fare questa partita e fare bene, cerchiamo di fare almeno quello che possiamo, perché comunque all'andata un po' ci è andato storto, perché abbiamo fatto un grande primo tempo, poi nel secondo tempo ci siamo lasciati un po' andare e abbiamo preso 4 gol. Quindi dobbiamo cercare di avere equilibrio e fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Giocherete contro la difesa, numeri alla mano, migliore del campionato. Cosa farete per impensierirli? No, ma come ho detto, dobbiamo cercare di dare il nostro meglio. Cioè, speriamo che Simo insegni ancora, che è un momento buonissimo per lui, quindi abbiamo il bomber per fare i gol. Quota 10 gol alla tua portata e farai di tutto per raggiungerla, visto che sei a 8 reti, ovviamente in queste ultime 5 partite. Sì, diciamo che mi piace segnare e quindi cerco di fare più gol possibile, poi sia a 10, sia a 9. Quello per me adesso conta poco. Per chiudere, in ottica futura, in che ruolo ti vedi? Mezzala, seconda punta, trequartista, le hai fatte un po' tutte. Ma questo deve vedere l'allenatore dove mi vede meglio, perché comunque mi metto sempre a disposizione delle squadre, ovunque mi metti. Mi piace giocare, poi per il resto dove gioco, quello deve vedere l'allenatore per la questione tattica delle squadre.